Sono Alessandra Guerrini e sono il direttore del Palazzo Reale di Genova, un museo che è composto in realtà da due musei, Palazzo Reale vero e proprio e Palazzo Sfida. In questi giorni i nostri musei sono chiusi, ma nessun museo chiuso è un museo vuoto. Oggi siamo qui in una sala dove stavamo facendo un piccolo cantiere di restauro dei nostri preziosi tessuti. Il cantiere è fermo e silenzioso. Ma nel palazzo ci sono molte presenze. Intanto i nostri addetti, i nostri assistenti, che sono qui tutti i giorni, notte e giorno, e 3 volte al giorno passano in museo e controllano che tutto sia a posto e registrano la temperatura e l'umidità. E poi ci sono i nostri responsabili della comunicazione, tutte le persone che in questi giorni da casa stanno lavorando per raccontare il museo a chi in museo non può in questo momento entrare. E tutta questa macchina che continua a funzionare è retta da tutto il nostro personale amministrativo che lavora perché quelli che sono in museo possano lavorare, perché tutti quelli che badano alle nostre manutenzioni vengano pagati come giusto in questo tempo di crisi, nel momento in cui lavorano e il più rapidamente possibile. È il lavoro di tutte queste persone che ci consentirà, appena potremo, di riaprire. E stiamo tutti lavorando pensando già al futuro e come potremo un domani riconsegnare il nostro museo ai nostri visitatori, sia quelli fisici sia quelli virtuali.